Alcibiade dice che le tere possono aiutarmi a trovare mia madre. Ora devo scoprire dove si trova Antusa. Sto cercando Antusa. È qui? Mi piacerebbe saperlo. Conservo le mie dracme per un assaggio del divino. Ma le etere sono ardue da trovare. Allora non le hai viste? Non finché l'esercito del mercante sarà a piede libero. Le etere non lo tollereranno. Ho fatto qualcosa di male. Giuro che non ho fatto niente. Se lo hai fatto, forse ti farò visita più tardi. Sto cercando Antusa. La conosci? Nessuno conosce veramente Antusa. E le etere sono state cacciate da qui tempo fa. Cacciate? Allora qualcuno non le voleva qui. Non facciamo il suo nome. I suoi uomini potrebbero sentirci. Sappi solo che le etere sono state costrette a lasciare il mercato di Corinto. Puoi dirmi dove sono andate? Non le vedo da allora, lo giuro. Non posso permettermi la loro compagnia. Continuerò a cercare. Qualcuno deve pur saperlo. Fino ad allora mi comporterò bene, Mistios. Tu sei Antusa? Antusa, io. Per te posso essere chi vuoi, tesoro.
Costo meno di un'etera, ma non sono da meno su un giaciglio di paglia. Allora conosci questo nome? Antusa lavora da sempre, ma non l'ho mai incontrata. So che le etere si considerano tutte allo stesso livello, ma Antusa è speciale. Quando lei parla, le altre ascoltano. Non ho mai incontrato un'etera. Non credere a tutto quello che senti. Fanno quello che noi facciamo a Corinto, ma i loro servizi vanno oltre la carne. Sono tanto avvenenti quanto eloquenti. Sembra un buon mercato in cui avventurarsi. Tu non vuoi essere un'etera? Non sono più una ragazzina, non credi, Mistios? Quando imparerò a essere una di loro, servirò i miei clienti sul letto di morte. Se le etere non sono qui, allora dove sono? Quelle come loro sono troppo superiori per essere qui tra la feccia. Se è loro che cerchi, le troverai sulla collina, all'Acrocorinto, vicino al tempio, a soddisfare i devoti di Afrodite. Corinto, la città delle giare, delle prostitute e di poco altro. Un tempio in cima all'Acrocorinto. È quello che sto cercando.
adesso. Chi credono di essere? Devo fermarli. Devo badare a dove vado qui.
Testa.
mi aspettavo che fosse così qua. Fermati! Fermati, subito! Qualcuno mi pagherà un sacco di drago. Ti unirai a me nella morte. Preparati a incontrare. Combatterò fino all'ultimo respiro! Ora ti prego! Perché non vuoi?
Lo scappare. Non mi seminerà di nuovo. Sarà finito. Thank you.
Questi prepotenti pensano che il tempio sia dedicato a loro. I ladri sono qui e le etere non ci sono. Le etere? Sono molto più sagge di noi. Sapevano che i loro clienti vengono derubati mentre entrano. È impossibile evitare gli uomini del mercante. Terrò gli occhi aperti. È assetato di denaro, Mistios. E non solo di denaro, ma anche di potere. Se ti prende di mira, sei spacciato. Quindi il mercante è un criminale di Corinto? Il mercato nero è nelle sue mani. Semina il terrore con una mano aperta per il denaro e l'altra stretta su un'arma. È un mostro, assetato di dracme e sangue. Ecco cosa. Quindi dà la caccia alle tere. Per denaro? Esatto. Le etere muovono un sacco di dracme e lui vuole tutto ciò che controllano. Dovrebbero derubare loro, non noi! Se conoscete le etere, saprete chi è Antusa. La sto cercando. Dicono che sia dappertutto, ma io non l'ho mai vista. Ma le etere vedono tutto. Le ho viste riunirsi alla fontana di Pirene, sotto la montagna. Incontrano i loro clienti, dopodiché li conducono altrove in segreto. Bene, magari pregate Afrodite da casa la prossima volta. Oh.
Alexios, ci hai trovate, infine. Mi conosci. E tu conosci lei? Il suo nome è Antusa. Ti abbiamo visto aiutare i fedeli al tempio di Afrodite. Hai dimostrato di essere un amico. Hai sentito, Icaro? La sua vista è buona come la tua. Inoltre, qualcuno ci ha parlato molto bene di te. Sorpresa! Febe! Mi manda Aspasia. Lavoro per lei ora, ricordi? Ma perché qui? Corinto non è sicura. Dovevo informare Antusa del tuo arrivo. Aspasia mi ha insegnato una nuova parola. Emissario è quello che sono. E ora io e Alexios ci siamo incontrati. Visto? È facile. Ora posso aiutarti. Potresti essermi utile. Chissà in cosa sto per cacciarmi. Sì. Ti prego, cerca solo di fare attenzione. Spostiamoci all'interno, Alexios. Non siamo gli unici a tenere gli occhi aperti. Seguimi, parliamo. Posso venire? Solo se farai silenzio. A cosa devo la tua visita? Alcibiade mi ha parlato di te. Davvero? Continua. Cerco una donna di Sparta. Una fuggitiva, molto tempo fa. Forse usava il nome Mirine. Chi è? È mia madre. Tua madre? Tu non hai una madre. Marco mi ha detto che ti ha allevato lui. Cosa abbiamo detto riguardo al parlare? Capisco. Risponderò alla tua domanda quando sarà il momento. Basta che prima o poi tu mi dica quello che sai. Fidati di me. Non si ottiene una posizione come la mia senza credibilità. Hai la mia parola. E tu puoi fidarti di Alexios? Perché non vai a giocare, Febe? Lasciami parlare con Antusa. Se è questo che vuoi. Ti propongo uno scambio. Aiutami. Aiutaci a diventare più forti. Abbastanza da liberare Corinto dal mercante una volta per tutte. È una semplice transazione, te l'assicuro. Affare fatto. Una decisione saggia, caro Mistios. Non sono giunto fin qui agendo da stolto. So quando cogliere un'opportunità. Allora siamo in affari. Bene, hai sentito parlare del mercante? Da quello che dicono i suoi seguaci, è qualcuno che dovrei temere. Hanno ragione. Immagino che le sue vittime rimpiangano di non averlo fatto. Io tengo gli occhi aperti. Allora ti sei difesa bene. Sei ancora viva. Per ora, ma ha ingaggiato abbastanza uomini da mettere in piedi un piccolo esercito. Attaccano la gente per strada, noi incluse. Ha ucciso delle etere. Uccidere? Siamo troppo furbe per lui. Ma bisogna agire prima che la situazione degeneri. Non sono l'unica ad aver bisogno d'aiuto. Anche le mie ragazze Damali e Sederinna soffrono per la situazione. Sempre a causa del mercante? Senza dubbio. Ferma i loro aggressori e sarà il mercante a soffrire. Damalis è qui, alla fontana. Ma Erin è andata al giardino di Bellerofonte. Cosa affligge Erin? Sta cercando Clio, un'altra etera, che è scomparsa. Io ero troppo impegnata per aiutarla nelle ricerche. Che problema ha Damalis? Non mi ha detto molto, ma conosco queste ragazze quanto me stessa.
Ha qualcosa che non va. Vedrò come posso aiutarle. Bene. Il mercante paga i suoi uomini con le dracme che ottiene dal contrabbando. Per lo più contrabbando di armi. Sono molto richieste ora che c'è una guerra in corso. Perciò, se qualcuno eliminasse le scorte del mercante, i suoi uomini farebbero la fame. Esatto. Raggiungi il suo magazzino al porto di Lecheo e dà fuoco al suo carico. Tutto quanto. Lasceremo che il caos faccia il resto. Perché se la prende con la gente comune, si ha un tale giro d'affari. È illegale, ma lo rende ricco. Anche il contrabbando è una copertura. Rapisce schiavi, innocenti che non meritano di soffrire. I suoi uomini invece possono bruciare. Secondo me dare fuoco alla sua più grande fonte di guadagno significa cercare guai. Ho intenzione di mostrargli i miei nuovi mezzi. Inoltre, la violenza è l'unica lingua che comprende. Conosco molte persone che la parlano. Ridurrò in cenere il magazzino. E così sei qui per aiutarci, Mistios? Non sembri una spia del mercante. Preferisco prendere i problemi di petto. Hai un problema con il mercante, Damalis? Forse. Uno dei miei clienti abituali è cambiato. Era un uomo per bene e ora non lo è più. Sembra che a Corinto le persone per bene scarseggino. Mi serve qualcuno in grado di scoprire il motivo del cambiamento. Ti ha spaventata? Mi fa domande a cui non so rispondere. Sulle nostre dracme, dove le teniamo, in cosa investe Antusa, come se fossimo aristocratiche ateniesi. Antusa non può intervenire. Non sono un'ingenua. Non metterò in pericolo le altre. Potrebbe prendersela con loro. Potrebbe farlo comunque. Pare che voglia delle risposte. E com'era prima di diventare così? Era ossessivo, ma mai minaccioso. Non si esponeva mai nei simposi. Lasciava che le sue dracme parlassero per lui. Beh, di certo ora qualcosa gli ha dato coraggio. Vedrò quello che ha da dire. Se non è appostato da queste parti, sarà a casa sua. Voglio che questa storia finisca. Finirà. Di solito le persone parlano con sincerità di fronte alla mia lancia, che lo vogliano o meno. Posso fare qualcosa per te oggi? Il capraio che fornisce lana al tessitore per cui lavoro è un debole. E il tessitore è ancora peggio. Perché dici così? I banditi estorcono denaro al capraio. Perciò lui, a sua volta, chiede più dracme al tessitore. In questo modo pagano ogni volta di più. Deboli e stupidi. Pagate un mercenario una volta sola e il problema è risolto. Mi stai chiedendo di proteggerlo? Beh, sì. Puoi contare su di me. Bene, fai in fretta, ti prego. Caire. Ah!